sostenuti. Sempre non lo so. Ma dai, su. La... nel senso che su questa questione di chi cacciava sì, i soldi. Sì, ma non esiste che questi due non vanno d'accordo. Però quando c'è chi caccia i soldi. Io so, c'ho un parere tutto mio. Se vuoi dire. Io ho e due avvocati tanto. No, a parte avvocati e tribunali, però voglio dire, il discorso è complicatissimo e da 8 anni è sempre lo stesso, insomma. Qui se fanno assunzioni e licenziamenti si mischiano le carte, sembra che è fatto a caso, invece a suo punto H pensa pure che non è tanto a caso. No. Perché voglio dire, insomma, se mo, a prescindere da, perché noi non tiriamo le fila a nessuno. Chiedo scusa, abbiamo in linea Vittorio Cozzella? Sì, buonasera. Buonasera, buonasera. Ciao Vittorio. Ciao, buonasera a tutti. Allora, le faccio una domanda subito, noi siamo molto diretti, no? A noi questa sua, che vogliamo chiamare esonero, è piovuto un po' come un fulmine a ciel sereno, ne aveva avuto avvisaglia o anche per lei è stata una sorpresa totale? No, non è stata una sorpresa, questo è dovuto chiaramente alla situazione di Concas, perché sulla cessione di Concas, cioè liberare Concas, io non ero stato messo a corrente di questa situazione, non sapevo niente e quindi non sono stato delegittimati in maniera così, senza nessun motivo, e questa cosa fu espressa sui giornali al mio presidente. Il mio presidente chiaramente voleva che io avallasse certe situazioni, cose che io non faccio, perché se mi assumo le responsabilità di comprare il giocatore o vendere il giocatore, ci metto la faccia. Vittorio, scusa se ti interrompo, ciao, sono Massimo. Di chi è stata insomma la decisione di liberare Concas in questo modo? Ma del nuovo direttore generale e del presidente, fuori discussione questo. Sta di fatto che io questa cosa non l'ho accettata, l'ho detto aperto sui giornali prima che Concas debuttasse e facesse gol, e io non l'ho accettato. Non ho accettato un comportamento scorretto nei miei confronti, perché poi il mercoledì o il martedì, non mi ricordo bene, della settimana dopo Cosenza, sono arrivato al campo e ho visto un giocatore che si allenava a mia insaputa, e queste cose il presidente lo sapeva benissimo. Sicché poi lui domenica è arrivato al campo e mi ha detto che io con queste situazioni dovevo cercare di collaborare, stare insieme e quindi avallare. A me questa cosa non sta bene, quindi quando è stato dopo la gara, alle 6:30, 7 di sera, non mi ricordo quando, ci siamo sentiti il presidente, lui era diciamo infuriato prima per la sconfitta e poi voleva mandare via allenatore in seconda, direttore generale che aveva appena preso, e questa cosa secondo me gli ho detto che non era giusta farlo, perché cioè andava a creare dei problemi. E quindi, visto e considerato che io non vado cioè a sposare le cause che non sono mie, lui ha deciso per questa soluzione. Scusa Vittorio, ti faccio una domanda. Il sospetto, comunque l'ipotesi, l'idea che con l'assunzione di Recchi come direttore generale la tua posizione e quella di Recchi potessero andare un po' così in collisione, dice Massimo, c'era venuto subito. Tu pure ci hai avuto questa impressione? No, io ascoltami, guarda, lo dico con tanta presunzione, se Recchi veniva a Terni e faceva il direttore generale e si occupava della parte burocratica, rimaneva là, faceva il suo, io non avevo problemi, ma siccome si vuole occupare della parte tecnica e con tantissima presunzione, non credo che tra me e Recchia ci sia paragone, perché Recchia non so neanche chi è, se ha giocato a pallone e se conosce il calcio, ma lo dico con tanta schiettezza, io mi reputo una persona competente e competitiva e quindi io non prendo nessuna lezione da nessuno, quindi per rispetto mio principalmente e per rispetto dei Ternani e della Ternana, quindi a questa cosa io con tutto l'amore che ho preferito rimanermene da parte. Senti Vittorio, ma questo Recchi insomma l'ha preso Deodati o ce l'ha mandato qualcuno? E questo qualcuno non lo so, dovete vederlo voi. Io credo che voi forse già lo sapete prima di me. Io non lo so. Ma che è come quel Zorro che lasciava la Z
come può segno? Può darsi. Ho capito tutto. No, ma è probabile, insomma, questo lo sapevo. Abbastanza noto. Scusate, ma... ciao Vittorio Sottonino. Ciao, buonasera. Buonasera. Ma insomma, in quanti comandano qui? Allora, Longarini dovrebbe essere proprietario, però a detta dei deputati non paga e doveva pagare lui. Deputati dovrebbe essere presidente, poi ce ne sta uno addirittura che convoca e assume altri direttori. Cioè, voglio dire, insomma, ma io tutti insieme, no? Io, perché noi non tiriamo le volate a nessuno, tu lo sai bene. Sì, sì. E non ce ne può fregare niente, noi amiamo la Ternana e basta. Ma tutti insieme, come pensate da presentarvi su una città in questo modo? Colpa vostra che lo fate, colpa delle istituzioni che ve lo permettono, ma voglio dire, insomma, alla fine sono 8 anni che noi non sappiamo bene chi è che deve fare una cosa, chi è che ne deve fare un'altra, chi è che deve pagare, chi è che non deve pagare, chi è che deve riscuotere, chi è che deve portare i soldi, chi decide, chi non decide. Vediamo solamente guerre intestine, che non sono nuove per noi, perché tu sai bene che nel recente passato con i personaggi che ci stavano prima erano uguali e parlavamo di Mascella, a Montemari, prima ancora pesce signori, voglio dire, tutte queste situazioni qui a chi giovano? Infatti questa è la cosa, questa è una bellissima domanda, cioè io ti voglio dire, non è bellissima, è bruttissima, tutti, hai detto benissimo, tutti questi pagano, non pagano, perdono di vista una cosa molto importante della Ternana, quindi secondo me io dico sempre, ci deve stare al centro di tutta la Ternana e poi dopo devi girare tutto, ognuno cerca di fare i propri interessi, capite? E quindi io da mo che l'ho capito pure che allo stadio ci stanno 300 persone e 300 persone pure ingazzate, nemmeno 300 persone vanno a vedere. Incavolate, scusa. Questo è il risultato finale, poi ognuno può dire quello che gli pare, possono fare le propagande che gli pare, possono parlare delle partite del giovedì, del venerdì, dei 4-4-2, 4-3-3, quello gli è il campo delle patate, quell'altro. Il risultato finale è questo, finché non si farà una chiarezza, una trasparenza, un rispetto vero verso la città, queste saranno le conseguenze. Poi i motivi veri li sapete solo voi, per quale motivo succedono. I motivi reali non c'è dato a sapere. Chi si dovrebbe muovere, sfortunatamente, dopo ne parliamo, non alza il sedere dalla sedia per andare dove deve andare, e dove deve andare è un posto solo, da Longarini Edoardo, perché è il proprietario della Ternana Calcio, e farsi dare spiegazioni soprattutto del perché succede questo. Io ascolto e ti voglio dire una cosa, ma non perché mi voglio non prendere determinate responsabilità, ma io mi sono sempre ed esclusivamente occupato della parte tecnica, la parte amministrativa e poi di conseguenza della società non è un qualcosa che mi appartiene. Ho cercato sempre ed esclusivamente di tenere questa situazione un po' fuori da tutto, perché come voi ben sapete il presidente è arrivato, poi si è dimesso, poi se n'è andato, poi è tornato. Se noi mettevamo la squadra in questa situazione, secondo me forse la Ternana non aveva nemmeno i punti che ha. Si era trovato un giusto equilibrio tra tecnici, squadra, io che stavo al campo, e questa cosa funzionava, quindi venivano i risultati e forse di conseguenza poteva venire il resto. Poi il presidente si è inventato il 27 dicembre questa figura che secondo me poteva benissimo risparmiarsi, perché noi qualche mese prima c'eravamo un personaggio importante come Alberto Gianni a cui lui l'ha mandato via e ha creato questi problemi. Non se l'è inventata il 27 dicembre Deodati sta storia del direttore generale, se l'è inventata qualcun altro, dai, ormai lo sappiamo tutti, via. No, vabbè, io parlo per quella che sono a conoscenza, e quando lui si è inventato questa cosa, che secondo me non andava fatta, perché non ci stavano né i tempi e non era necessario. Beh, però, scusa Vittorio, siamo maliziosi se pensiamo che il 27 dicembre era importante invece come data perché di lì a 4 giorni cominciava il mercato?
Questo che ti devo dire? Io non lo so, io so solo che il 27 dicembre è nato questa situazione, e quindi il presidente poi decide, fa lui, perché è giusto, ma è giusto, secondo me è giusto che un presidente decida chi prendere, chi mandare via, è giusto, è presidente, metti i soldi, fallo sulle spalle dei tifosi non è giusto per niente, caro Vittorio, però. Lo so, però fare tutti questi giochetti sulle spalle nostre, perché poi alla fine anche se dimissioni le do, non le do, le ridò, e anche quello paga, quello non paga, prima parla dei Longarini come se fosse il dio sceso in terra, dopo due giorni invece un pane a lira perché non pagava. Allora voglio dire, sulle spalle nostre non è che sia tanto accettabile, insomma, fare tutti questi giochetti. Ultima cosa, Vittorio, parte dico, secondo me era parecchio che girava sta voce, sarebbe arrivato questo direttore generale suggerito da qualcuno, poi tu lo saprai meglio di me, ma l'ultima cosa dico, tanto per parlare di calcio, l'hai vista la partita, che ne pensi, la Ternana come ha fatto questo passo indietro clamoroso, se no, forse due passi indietro? Ma come ne pensi? Scusami, io non è che, secondo me il calcio è una cosa seria, quindi nel momento in cui uno fa pallone deve cercare di fare un momento serio. Ha ragione Torino quando dice tifoso, bisogna rispettare la città, i colori, la Ternana e tutto, e quindi bisogna essere seri. Poi si può sbagliare, ma non si possono inventare le figure, non si può uno svegliare una mattina e in un momento importante mette delle persone che magari non c'entrano niente in quel contesto. Tu dici gli equilibri quando si vengono, quando vengono trovati, non è che poi vengono trovati, ma con lavoro, con sacrifici, con competenza, e tu ti svegli una mattina e perché ti gira di fare determinate cose, è come dice Massimo, magari che qualcuno ti consiglia e fai, e come poi giustamente anche Donine, senza rispetto dei tifosi, di nessuno. Io sinceramente mi sono distaccato da questa situazione perché secondo me non è quello che poi noi volevamo costruire, quindi quello che era il nostro progetto iniziale, perché il nostro progetto iniziale ci stava gente seria, imprenditore come Navarro, come Gianni, e si poteva costruire un qualcosa di importante. Lui ad uno ha cercato di queste persone di metterlo da parte. Ma secondo te perché fa questo? Scusa, Com'è? Secondo te per quale motivo lo fa? E aggiungo, ma che per caso all'orizzonte c'è un qualche altro probabile ingresso? Ma io credo, guarda, che ti posso dire, perdere delle persone serie, imprenditori importanti come Navarro, come Alberto Gianni, non si trovano facilmente. Gente che lo fa con passione, con amore, ci mettono pochi soldi, quindi che ti devo dire? Vabbè. Io mi auguro. Tu hai fatto bene comunque, dai, questo possiamo dirlo, perché se non altro hai portato 4-5 giocatori veri, insomma. Massimo, scusami, 4 giocatori. Ma non ce l'ho con chi non ho portato, perché secondo me la penso in questo modo: quando si opera si sbaglia, ma io fortunatamente ne ho portati 4 e secondo me non ho sbagliato. È certo che no. E quindi allora va data merito e atto a quelle persone che lavorano e bisogna dargli fiducia, no che tu ti svegli un giorno e metti delle persone che non c'entrano niente e gli fai prendere dei giocatori che non c'entrano niente, cioè quindi perché? Questa cosa io non l'accetto, e allora abbiamo cercato di fare del tutto per farglielo capire, però lui non lo capisce, ma ci avrà le sue buone ragioni, non lo so. Bene Vittorio, io ringrazio, ti volevo Bocca dire se ti può far piacere parere di un tifoso, più che 4 giocatori hai portato un po' di dignità che mancava da parecchio. Io vi ringrazio da queste parti. Guardate, io vi voglio dire solo una cosa, per me non è stato facile e non è facile adesso rimanere nella posizione che sono in questo momento. Voi nemmeno vi immaginate il come mi sento io in questo momento. È un qualche cosa che ti rimane dentro, capite? Perché per me ritornare a Ternana era qualche cosa di eccezionale, di straordinario. Io ho una figlia che è nata a Terni, sta ben viva a Terni, e per me era un motivo di orgoglio rimanere là. Hanno fatto sì che questa situazione venisse così buttata via per non so quale motivo, e questa cosa mi ha delegittimato e mi sono sentito ferito come persona, come uomo, come professionista, e sopra la dignità mia non ci passa nessuno. Vittorio, senti, sì. Sono Emiliano, un tifoso. Sì. Tu però non ti immagini come ci sentivo noi da 7 anni a questa parte con questa proprietà.
Cioè, tu sei solo, secondo me tu sei solo l'ultimo dei capi espiatori, ne sono passati tanti, dei direttori in generale, dei direttori sportivi, che sono stati presi e poi mandati via. Alla fine il risultato è che noi quando arrivavamo Longarini stavamo a un passo dalla Serie A, adesso stavamo a un passo dalla Serie C2. Qui potevamo fare la lista di direttori sportivi, mal comune mezzo caudo. È vero, eh. Il Meluso, Cappellini, Cappelletti, signori. Qui c'è sempre un capo espiatorio, qui i burattinai restano sempre gli stessi, è verità, ma sempre peggio. E domenica c'erano 350 vaganti. Domenica stavano 350 persone allo stadio. Va bene. Ok, in bocca al lupo Vittorio. Grazie. A presto. Tutti, buonasera. Buonasera. Ciao. Ciao, bocca al lupo. Bene, ci restano 10 minuti per parlare di questo. Che tristezza. Penso che ogni commento sia superfluo. Che tristezza. Ho espresso chiaramente qual è lo stato d'animo. Io volevo parlare un po' dell'associazione per i simboli e i colori di Terni con l'amico Marco, perché io ho letto non più tardi di qualche giorno fa l'ultimo comunicato dell'associazione, che dopo tanti belli incontri, tante belle chiacchiere con le istituzioni, si sono ritrovati con l'ennesimo, no, pugno di mosche, tant'è vero che si è andati dritti per l'accesso agli atti, no? Sì. In questo momento della convenzione, per vedere... Accesso a tutti gli atti, abbiamo fatto richiesta di accesso proprio quella del 14 gennaio, a tutti gli atti che riguardano i rapporti tra Ternana Calcio e Comune, che sono quelli che nascono appunto dalla convenzione. No? Perché ricordiamolo sempre, perché non sia mai che ci sia uno di Terni che non sappia queste cose, con un comune che piange pietà perché non c'è una lira per fare niente. C'era una persona da ieri incatenata davanti al comune. Una persona che, scusate se cambio un attimo, lo leggo dopo anche se mi vergogno solo a farlo. Questa persona ha l'80% di invalidità, percepisce un 484 di pensione ed è stato sfrattato. Allora, perché lo leggo? Anche se il comune su questo non c'entra niente, bisogna dirlo, insomma. Bisogna essere chiari, il comune su questo non c'entra nulla, però questa persona è stata sfrattata, quindi si ritrova con 400 euro di pensione, 80% di invalidità, senza lavoro, sfrattato, quando invece la Ternana Calcio deve al comune di Terni più di 700.000 euro, e parlo di 700.000 euro, 1.400 milioni delle vecchie lire, esatto, per canoni scaduti che si andranno ad aggiungere a tutti quelli futuri. La cosa gravissima, poi lascio la parola a Marco perché è giusto che ve lo spiega un pochetto più tecnicamente, è che ad oggi nessuno si è preoccupato, dopo tantissime promesse, di andare dal signor Edoardo Longarini e dire e sapere, perché questo è dovuto, al di là dell'SPA, al di là delle intromissioni, al di là di tutte le cose che ci vengono tutti i giorni propinate e dette. Un amministratore deve andare e dire: scusatemi un attimo, ma con tutta questa confusione chi paga? Primo. Quando paga? Secondo. Terzo. E perché non paghi? Devi fare un atto ufficiale che chiede la riscossione di questi canoni. Ad oggi, da quello che ci risulta, questo atto ufficiale non è stato fatto. Come funziona? L'assessorato dei lavori pubblici ha fatto una relazione durissima e ha calcolato la quantità di soldi che questo ce l'ha già illustrato l'assessore Bartolini. Viene passato all'assessore allo sport che detiene la priorità della convenzione, che a sua volta, prego, assessore allo sport è diventato padre non più tardi di sabato, e quindi gli facciamo gli auguri. Gervasio. Auguri al papà e alla mamma. Bene, andiamo avanti. L'assessore allo sport che dovrebbe fare, l'assessorato allo sport col dirigente dovrebbe fare passare all'assessorato all'economia sì, e dare mandato per fare richiesta. Se ciò non viene fatto, in un futuro prossimo,
un futuro lontanissimo, io non lo so quando, qualcuno potrebbe, certo, di competenza, certo, potrebbe pure dire: ma voi amministratori, per quale motivo non avete chiesto, poi se ci sarà un contenzioso o meno quello lo vedranno dopo, ma voi per quale motivo non avete chiesto a chi di dovere, che poi dovranno sapere chi è, perché con tutta questa confusione non lo sa nessuno, i canoni da riscuotere? Allora, visto che noi siamo nati apposta per questo, cercheremo di tutelare e venire a capo di questa matassa. E lo faremo andando il primo passo, scusa, no, siamo, il primo passo è stato? È stato depositare richieste di accesso agli atti, appunto, vogliamo avere gli atti che conosciamo ufficiosamente in maniera ufficiale, e poi guardarceli, analizzarli e renderli noti, renderli pubblici, perché tutti dovranno vedere ciò che è stato fatto e ciò che è stato scritto, anche se l'amministrazione era un'altra, con i nomi, con i nomi e con i cognomi di chi. Voi avete già parlato, mi pare, col sindaco. Noi abbiamo fatto tantissimi incontri da quando siamo nati, cioè abbiamo occupato molto del nostro tempo, cioè, e per prepararli, per organizzarli e per parteciparci. Siamo andati, abbiamo incontrato gli assessori dello sport e lavori pubblici del comune, due volte il sindaco, la conferenza dei capigruppo in comune, alla provincia, assessore dello sport della provincia, capigruppo vari, insomma, c'è stato dato anche un c'è stato l'ascolto, ci sono state fatte delle promesse, cioè, abbiamo spiegato, ragguagliato anche noi quale fosse la situazione, perché sembrava a volte l'impressione, per carità, l'impressione era di parlare con chi non sapesse, il che resta un po' strano, beh, no? È quando curioso. Si tratta, esatto, esattamente, beh. Però questa, ripeto, per carità è un'impressione, però è stata un'impressione che è stata molto forte in tutti noi, abbiamo partecipato. E comunque le promesse sono state quelle di un interessamento, da parte del sindaco anche di incontrare il signor Longarini, la proprietà, Deodati nel momento in cui era presidente, cioè, perché quello che continuiamo a non capire, che non capiamo nessuno, ma perché in tutta questa situazione così fumosa, cioè così ormai torbida, cioè nessuno, cioè coloro che hanno le chiavi della città, in poche parole, non chiedono: ehi signori, ma cosa state facendo? Cosa sta succedendo? Cioè la Ternana ha pagato in ritardo gli stipendi due volte, avrà probabilmente una seconda penalizzazione, non sapremo, non si capisce che cosa sarà domani, cioè, ma possibile, c'è questo credito, no, di diverse centinaia di migliaia di euro, perché sono tre anni che non vengono pagati, che hanno mio giù di lì, ma possibile che nessuno… Poi faccio una domanda, perché so che hai studiato attentamente la convenzione, almeno quella che si trova online, no? Certo. Ma ti risulta che dopo un anno di mancati pagamenti di questi canoni il Comune è autorizzato a sfrattare, visto che si parlava di sfratti, la Ternana? Come anche, no, il collega Massimo potrà ragguagliarci, no? Ogni accordo quando non viene rispettato da una delle parti può essere impugnato dall'altra, no? Quindi anche la convenzione prevede una possibilità di risoluzione, certamente, risoluzione che teoricamente poteva già essere stata operata, perché, no, se la morosità persiste… Sì, ma c'è un problema, no? Però Marco… Sì. Poi avremo ospite tra l'altro Bartolini in uno dei prossimi appuntamenti di Question tra due giovedì, e quindi potremo approfondire l'argomento. C'è questa questione relativa alla presunta compensazione, quello che Pagliarini è approfondita. Sì, però anche questa cosa ce l'aveva spiegata l'assessore, sì, però, aveva detto che copriva una minima parte. Certo. A prescindere da quello, la compensazione rimaneva circa 500.000 euro, rimaneva fuori. Posto Tonino, interrompo subito, la compensazione è un istituto, cioè posto che la prevedevano lì nello specifico, no, in quel contratto, quindi per carità, quindi c'era la possibilità di compensazione, sì, c'è la possibilità di compensazione nella convenzione, però in ogni caso innanzitutto tu paghi e poi semmai compensi, no? poi devi dimostrare documentalmente che hai pagato, che hai fatto, ma le spese dovevano essere concordate, invece certo, anche lì accadde, abbiamo, no, constatato che è accaduto che i lavori che la Ternana Calcio, no, doveva poi eventualmente, o parte dei quali che doveva fare, parte dei quali compensare, non vennero comunicati al comune, né e gli operai del comune se ne accorsero casualmente in occasione di una visita giù a Librati, così, allora questi che lavori stanno facendo? Ma fai lavori, e lì i documenti, come siamo richiesti a più, no, a più voce, a più tornate, sono stati consegnati ora, sono stati valutati, e la parte ammessa a compensazione dall'assessore competente, sì, 180.000 euro. Sono circa 180.000 euro, considerati congrui, perché altri, perché avevi 250 erano di loro competenza. Starebbero sempre fuori 520.000 euro. Ad oggi. Esatto. Ad oggi. Esatto. La cosa grave è che tu c'hai anche 2 anni di convenzione.
la cosa grave e non sai a chi rivolgerti. Io quello ma peraltro, e concludo, se la Ternana, concludo davvero, cioè comunque, no, questi segnali, ora per carità, non andrà certamente, no, in fallimento, non ce lo auguriamo, per carità. Io sono così sicuro, ma cioè, non certamente non voglio, no, per carità. Però voglio dire, cioè, a maggior ragione, no, il creditore, in questo caso ente pubblico, cioè il comune, dovrebbe attivarsi per chiedere, perché poi cosa spiegano gli organi di controllo, Corte dei Conti? Perché non gliel'hai chiesti 2 anni fa i soldi? Perché non gliel'hai chiesti 3 anni fa? Perché ti attivi ora? Io non capisco perché, nonostante, e concludo davvero, di fronte anche a questo spauracchio, qui non si attiva nessuno. Non si attiva nessuno, però ecco, poi concludo, dico soltanto, aggiungo solo un'altra ma cosa. Ma non sarà che questa convenzione è fatta un po', no, sì, male, quello sicuro. Però, dal punto di vista proprio formale, non qual è la cosa, a me non è fatta bene, però sicuramente che ci siano però degli importi, cioè, appena l'abbiamo letta, insomma, abbiamo capponato. Sarà fatta benissimo, però ci sono delle cose per ben precise. Ci sono delle cose, insomma, gli importi da pagare fino a 2,50 quando erano le compensazioni della Ternana, cioè degli importi sono chiari, insomma, quindi. Che per quanto riguarda la compensazione ci stanno delle regole. No, perché precise, sai com'è, no? Tu Gigi mi insegni però che in politica, ho capito, adesso faccio un discorso non più economico ma politico, se vedi l'errore di una parte, l'altra parte di solito ci soffia sopra, no? Per alimentare. Bravo. E qui invece stanno tutti tutti calmi, tutti quieti, a parte uno che la stranezza, secondo me, sai che è successo? Me, è che quando mi sembra un po' strano, il vecchio sindaco Raffaelli si mosse, poi dopo ci fu una conseguenza, no? E allora qualcuno forse dice adesso frena, sì, adesso qua non voglio dire di più, io, però, no, ma se vi ricordate, era un'impressione, chiaramente, quando il vecchio sindaco si mosse, la parte opposta si mossa di conseguenza, la parte opposta a quella situazione, no, non solo politicamente, anche a quella situazione. Però ci fu anche un partito trasversale lì, molto trasversale, sfortunatamente per noi, però a prescindere da questo qui, la cosa che ha detto Enrico, non ti ricordi, non mi vuoi più bene, Tony. La cosa che ha detto Enrico è la cosa più lampante che ci sia. Allora, il problema vero è che qui sembra che tutti facciano finta di nulla, anche a una situazione così grave come una riscossione di 700.000 euro, che non dico che risistema le casse del comune, pezzi dei Verdi, esatto, non cascherebbero giù. Allora, che è successo? Forse. Per l'ennesima volta, che è successo? Dopo una lo dico in Ternano, una sfumacciata di Raffaelli, dopo una sfumacciata di consiglieri comunali, sì, che hanno fatto una serie di atti di indirizzo, sono spariti tutti. Allora, il problema nostro qual è? Che come nell'anno dei Raffaelli siamo rimasti un'altra volta in trincea da soli, ci siamo girati a sapere nessuno. Perché la cosa da allora fu questa, la cosa gravissima. Io ho 30 secondi. In 30 secondi. Il motivo qual è? Il motivo qual è? Forse quello che dicevo io. Dici. Che la convenzione è scritta con i piedi? No, è scritta peggio. Però a prescindere da questo. No, quello, non dico quello. Invece il motivo è che secondo me, visto che l'altra volta c'è stata una reazione abbastanza forte da parte della società Ternana. Questa è la via d'uscita diplomatica che molto politichese. Un amministratore serio dovrebbe fare il contrario. Dovrebbe dimostrare più bravo di quello di prima, e fondamentalmente i problemi li risolve, non è che li crea ancora di più. Vabbè, questo, ma magari allora 6 secondi, 7 del congedo. Prossimi passi dell'associazione? Prossimi passi è l'esito del rilascio degli atti, fidando che ci vengano rilasciati, li studieremo, sì, prenderemo delle iniziative che sicuramente vi comunicheremo. Quindi potrete esaminare anche le fatture che porta la Ternana e eventuale compensazione. Non so. Esaminiamo tutto ciò che ci concede. Avete richieste però anche quelle. Tutte abbiamo richieste. Le famose rette d'appoggio. Tutti gli eventuali passaggi. Abbiamo chiesto tutti gli eventuali passaggi tra Comune e Ternana, eventuali. Sì. Passaggi da Comune Ternana, sia economici che tecnici. Va bene. C'è stato quello lì con lo computer che voleva Emiliano, devo chiudere che è tardi. Quello anzi, abbiamo già che diceva che c'aveva le fatture. C'aveva i ritagli, come diceva Montesano, su Febbre da Cavallo. Il marchione dell'Ascoli Piceno. Sì, il marchione dell'Ascoli Piceno. Ragazzi,
Allora, abbiamo finito, noi ci vediamo martedì prossimo sempre alle 21, in replica domani alle 15, sempre disponibili su internet a www.newsmedia.it/la testa nel pallone, trovate tutte le puntate dal 2008 a venire qua. Io ringrazio Tonino, ciao Marco Ravaccio, Gigi Mannini, Massimo Mingiarelli, secondi. Camuzzi, Lancia Question. Per veloce. Dire che giovedì prossimo riprenderà Question, appunto, tra le altre cose, tra due giovedì avremo Renato Bartolini, col quale parleremo di questa faccenda. Giovedì ci sarà il presidente della provincia, Feliciano Colli, col quale parleremo di questa faccenda. Certo. Bene. Alle ore 21. Ringrazio. E di altro. E di altro, è chiaro. No. Non ringrazio me, ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza e la cortesia di seguirci e vi do appuntamento a martedì prossimo. Ciao!